presso la Casa del Cittadino è stato presentato il libro Un triangolo perfetto di santità, a cura di Suor Edna Maria de Medeiros, un'opera collaborativa scritta a più mani. Alla serata sono intervenuti il vice sindaco Antonio Mainardi, il presidente della Proloco Angri Aldo Severino, oltre gli interventi di Giancarlo Forino, Yolanda Iovane, Luigi D'Antuono Senior e Sora Lina Furtak, che hanno illustrato alcuni passi delle storie contenute all'interno di questo libro. L'evento è stato moderato da Giovanna Francavilla. È stato un viaggio immersivo nelle ricerche minuziose curate dal generale nonché storico dell'Associazione Panacea di Angri, Giancarlo Forino. Questa sera presentiamo l'ultimo lavoro pubblicato con il Centro di Iniziative Culturali e scritto a più mani, dedicato alle suore battistine, in particolare alla cofondatrice, una figura che oggi sarebbe stata sicuramente molto più di livello e rivalutata, perché a suo tempo è stata molto incisiva nel suggerire e nell'operare spalla a spalla, se così si può dire, con Sant'Alfonso Maria Fusco. In questo contesto si inserisce, anche se non appare mai in prima persona, un sacerdote angrese, il canonico Luigi D'Antuono, che certamente ha avuto parte attiva nella nascita dell'ordine, nella nascita delle battistine, forse in parte anche inconsapevolmente, ma che grazie alla sua attività di predicatore apostolico entrò in contatto con altri sacerdoti del nord Italia, mi riferisco a San Giovanni Bosco o a San Luigi Guanella, i quali già avevano intrapreso attività di questo genere con la costituzione di congregazioni. E a mio avviso da lì poi è scoccata la scintilla definitiva che ha fatto sì che oggi ad Angri ci fossero le battistine, ad Angri e come nel resto del mondo, perché sappiamo benissimo che si sono talmente diffuse in tutte le latitudini e oramai sono presenti su tutti i continenti. Si è parlato del canonico Luigi D'Antuono, Suor Crocifissa e del santo Alfonso Maria Fusco, un salto temporale nei racconti di questi tre illustri personaggi dove, a distanza di oltre un secolo, continuano a vibrare di emozioni, storie, racconti e scoperte sensoriali. Angri continua a dare lustro ai suoi personaggi che hanno vissuto in questa terra. Uno scrigno che riserva sempre sorprese e storie che saziano e appagano le curiosità dei lettori. Unico obiettivo, l'importanza di valorizzare le bellezze culturali e spirituali della nostra terra attraverso opere come questa. Insomma, una serata che può definirsi ben riuscita e di qualità. Diciamoci la verità, a un certo punto Don Luigi D'Antuono dice a Madre Maddalena: questo è un paese difficile, adesso non ricordo le parole precise, è un paese dove è difficile fare del bene, dove non te lo scordare, disse vicino a me. E infatti le sore poi l'hanno, le prime sorelle, le colombe, come le chiama Don Luigi nel libro, le colombe di Don Alfonso Fusco, ebbero una montagna di problemi. E quelle non mica volevano ammazzare qualcuno, mica volevano fare delle rapine, quelle volevano solo dedicare la loro vita all'aiuto degli ultimi.